ragazzi, benvenuti alla 20ª puntata di Leak of the Week, la mia rubrica dedicata allo studio del fraseggio e dell'improvvisazione. Oggi vedremo come mettere insieme le ultime 4 frasi in stile jazz e bebop per fare un assolo blues dalla sonorità molto particolare. Dopo la sigla! Siamo arrivati alla 20ª puntata di questa rubrica e credo che per il momento prenderò una piccola pausa. Innanzitutto perché dovrò iniziare a brevissimo le riprese del mio corso di chitarra rock solista che, se tutto va bene, uscirà per settembre. E poi perché abbiamo fatto ben 16 lick nei vari stili blues, rock e jazz e 4 assoli completi. Per cui di materiale ce n'è abbastanza. Magari, se interessa, e questo me lo dovete dire soltanto voi, se ho del feedback continuerò questa rubrica anche poi a settembre. Altrimenti, se non vedo un evidente riscontro da parte vostra che mi seguite, vorrà dire che questa rubrica magari la riprenderemo più avanti. Ma vediamo subito l'assolo in questione. Ho messo insieme i vari lick visti nelle ultime 4 puntate. Iniziamo con la prima frase, che se ben ricordate era questa. Funziona molto bene come inizio di assolo, poi ho deciso di continuarla praticamente aggiungendo queste ultime 2 note, che sono la nota Fa al 6° tasto della 2ª corda e la fondamentale, il Si bemolle, sul 6° tasto della 1ª corda. Quindi è una bella frase cromatica. Con conclusione sulla fondamentale. Il blues è in Si bemolle, per cui quando andiamo sul 4° grado, il Mi bemolle settima, ripeteremo la stessa frase. Per poi cambiare subito sul 1° grado e qui ho aggiunto una parte di un altro lick. In realtà il lick originale che abbiamo visto era suonato all'ottava più basso, l'arpeggio di La bemolle major 7. Qui l'ho preferito suonare un'ottava più alta, La bemolle al 6° tasto della 4ª corda, Do al 5° tasto della 3ª corda, Mi bemolle all'8° tasto sempre della 3ª corda, il Sol all'8° tasto della 2ª corda e poi conclusione sulle note Fa e Re, che sarebbero la 5ª e la 3ª dell'accordo di 1° grado di Si bemolle. Quindi tutta questa frase. Arriviamo quindi al 5° grado, Fa settima. E facciamo qui un altro lick rivisitato, però invece di suonarlo a sedicesimi, come abbiamo visto in una delle scorse puntate, l'ho suonato terzinato perché mi piaceva più come suonava con questo ritmo. Stessa cosa la ripetiamo sul 4° grado, scendendo di 2 tasti indietro, e poi concludiamo il giro con un lick quasi completo. Qua cambierò le ultime note perché non rimaniamo sul 1° grado ma andiamo sul 5° grado, e quindi questo passaggio 8°, 6°, 7° sulla 4ª corda ci porta proprio ad enfatizzare la 3ª, ossia la nota La dell'accordo di Fa settima. Tra l'altro ci cadiamo proprio in battere sul cambio di accordo e riempiamo la battuta con la
nota fondamentale dell'accordo, ossia il Fa. Sesto tasto, seconda corda. Quindi ripetiamo tutta l'ultima frase. E il giro si conclude. Risuoniamolo tutto molto lentamente. Bene ragazzi, spero che anche questa puntata vi sia piaciuta. Come vedete, questo è un modo per mettere insieme quattro frasi studiate nei video precedenti, variandole e adattandole poi ad un giro blues. Potete fare qualsiasi cosa, prendere una parte di un lick, mischiarla con l'altro, cambiarne le note, cambiare il ritmo, insomma avete carta bianca. L'importante è utilizzare la vostra creatività. Bene, siamo arrivati quindi alla conclusione di questa rubrica, almeno per il momento. Se troverò riscontro da parte vostra, e me lo dovete far sapere con un commento qui sotto, continuerò magari a settembre con questo tipo di lezioni, altrimenti ho già in mente altre cose. Mi piace sempre spaziare, non mi voglio mai fossilizzare soltanto su un argomento o su una tipologia. Come avete visto anche sugli altri video, ho fatto delle prove di pedali, chitarre, amplificatori, eccetera eccetera. Quindi questo canale ha senso di esistere soltanto grazie a voi. Quindi se il video ti è piaciuto, mi raccomando, clicca mi piace, doppio mi piace, condivido il video con gli amici, iscriviti al gruppo Professione Chitarrista che trovi su Facebook, e se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale YouTube cliccando il pulsante qui sotto e attivando la campanella. Noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao e buona musica!